tutti amici e bentornati in Jurassic Park The Game. Siamo all'episodio 2, nel senso che l'episodio 1 abbiamo finito, l'episodio 2 lo stiamo facendo, secondo me siamo quasi arrivati alla fine, adesso continuiamo. Vi ricordo che il canale non andrà in ferie, quindi per tutto agosto video a go 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 amici, e poi soprattutto avremo sorprese già ad agosto, quindi nuovi vlog molto interessanti questi amici, molto molto interessanti. Ma dopo anche nuovi vlog, avremo nuove uscite, nuovi videogiochi, insomma di tutto e di più. Vi ricordo come al solito, metto qua il nostro amico qua pinguino colorato qua, rompe sempre le palle, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, di mettere un mi piace, ovviamente di commentare, mi raccomando. Ma adesso via la cam e continuiamo subito la nostra partita, facendo carica partita e vediamo un po'. I'm glad to finally have you out here, Dr. Harding. Perfetto, andiamo a vedere questi animali che abbiamo lasciato nella volta scorsa. Behavioral communication experiments. You've interpreted their calls. Some of them, and I plan to use that to get them out of the pen. Ah, lei vuole far uscire il recinto. Well, I'm not going to treat their water with them still in there. How do we know there aren't any bad dinosaurs around? Allora, fidati, facciamo fidati. If there were any predators, sì, insomma. No. Lei dice che in questa parte dell'isola non ci sono predatori, quindi. Ah, ok, lei cercando di capire gli animali, cioè vedendo gli animali capisce se sono predatori o no. You can activate the speakers from there. Jess and I will set the various parasaur sounds that play through them. Bene, bene. Allora, Dad, it's okay. I mean, it's safe, right? The parasaurs will warn us. Non è mica tanto sicuro. Stay with Dr. Sorkin. Non so perché amici, ma secondo me succede qualcosa. Non voglio portare sfiga, però è tipico in queste situazioni che succeda qualcosa. Allora, radunare i dinosauri e ora? So, what do we do? We can't just shoot the animals out. But we should be able to manipulate them into moving using their own sounds. Ok, quindi bisogna usare i suoi suoni, ok. Side of the pen can be set to play a parasaur food call that will attract the hungry dinos. The speakers on the east control the mating sounds that will attract the more amorous dinosaur. What about the big set of speakers in the middle of the pen? Ah, those emit the danger call. The parasaurs will instinctively move away from it. So basically we can herd the dinosaurs out of this pen using the speakers and their sounds. Benissimo, allora andiamo a vedere un po'. Guardate che belli, guardate che bei disegni, che belle animazioni. Cioè, guardate anche il gioco in sé come è fatto bene, le luci. Un gioco di qualche anno fa, quindi andiamo a vedere un attimo i tasti. Allora, altoparlante est. How do I turn on the speakers? I'll have to tell your dad to do it when we're ready. Ok, allora, vedete che qua secondo me dobbiamo attivare questi, perché li dobbiamo mandare qua, credo. Però diceva di ovest la tipa. Vediamo un po'. No, un attimo. Come funziona? Bisogna rinfrescare la funzione di altoparlante. Aspetta, riguardiamo un attimo. Anzi, risentiamo. Can be set to play a parasaur food call that will attract the hungry dinos. The speakers on the east control the mating sounds that will attract the more amorous dinosaur. The big speakers in the center emit a danger call that will scare the dinos. Ok, va bene, quindi ovest fame, est sì, però scusate, Allora. Ah, vedete che c'è anche il simbolo? Perfetto, quindi non possiamo più spegnerli. Ottimo. Ottimo, mi piace sta cosa. Allora, attiviamo tutti. Ah, così si spengono. Perfetto. Ah, ok, ok, ok. Massimo 2. Quindi, facciamo così. Ma no. Se faccio così. Ah, quindi due dello stesso e non possiamo farlo. Cioè, no, possiamo, possiamo. Eccolo qua. No, non possiamo. Non possiamo. Ok, va bene. Proviamo così. Vediamo cosa succede. Dr. Harding? Yeah?
Altoparlanti est, altoparlanti centrali, altoparlanti ovest. Facciamo ovest. West side speakers, please. Okay. I heard you were like a hippie protester or something in the 70s. Non ho capito cosa ce ne fottiamo. Di sta cosa qua però. I fought for what I believed in. And sometimes it gets you arrested. You were arrested? And you still got a job as a, you know, scientist? Paleogeneticist. And yes, youth is the time to be reckless and test your boundaries. It's how you learn what's important to you. Ok, allora, questi li abbiamo spostati. Ora, in teoria... Dr. Harding? Yeah? Proviamo gli est. Activate the east side speakers, please. East side, ok. Vediamo adesso dove si sono mosse. So, what happened to your assistant? Let's not talk about that right now. Well, did you work with him long? It doesn't matter. Oh. Listen, he was a wonderful young man. And I am sad. I really am. But if I let that stop my work, then all these animals will die too, trapped behind the walls that we built. You understand? Beh, ma in teoria se li dobbiamo cacciare fuori... Perché, guardate, sostanzialmente adesso sono tutti da questa parte qua, vedete? In teoria... Spavente dinosauri. Oh, we can use the danger call. Good thinking. Allora, proviamo a fare quelle centrali, vediamo cosa serve, cosa succede. Activate the danger speakers. Vediamo, eh. Perfetto, perfetto, vanno verso l'uscita. Quindi dovevamo solo spostarli. Quindi se non li spostavamo subito probabilmente non capivano l'uscita, adesso sì. Maybe you'll be a behavioral scientist someday. Maybe I will. Abbastanza facile, devo dire, amici. Ah, this is why she was elected to be the lookout. What's wrong with her foot? It's una zampa. Feel free to have a look. I just have to do one more thing and then we can leave. Lysine. If the dinosaurs have a fighting chance, they'll need the solution to survive. I'm still not sure. Jerry, this is my life's work. These are basically my children. I'm not gonna let these creatures die because some bureaucrat can't stand. Vabbè, lei li difende, giustamente. Sono come sue creature, diciamo, amici, però. Vediamo, yes. Dr. Sorkin? Laura. Laura, what's lysine? InGen, Henry Wu. Added a gene to the dinosaurs that makes them dependent on supplements of an amino acid called lysine. Without their weekly doses, they'll all die off. Che poi abbiamo visto che nel film non è vero, dopo che comunque vivono lo stesso. Then today should be very educational. The solution we were creating at the lab will reverse this scenario, allowing the animals to live out their natural lifespan. We just need to get it into the main water supply. Okay, that should be easy, right? This is a big responsibility, Jess. Ah, lei lo mette nell'acqua perché così poi, vabbè. Vabbè, mi sembra un grosso piano perché appena finisce, vabbè, comunque. I'm telling you, man, almost made me swear off Chinese food forever. Yeah, right. I've never seen you refuse an egg roll. Va bene. Almost. Besides, my date was hot. You remember the girl with the blonde hair, red scarf? Si parlano di donne, di mangiare, va bene. I don't keep track. Oh, you remember her. She was the one that was wearing the... Hold on. You hear that? Sono l'elicottero. Se ne va da solo. Go, go, go! Ah, è lei, questa qua.
Attenzione, attenzione, amici. Ti sparo. Attenzione. Qua il gioco dei tasti. Ecco, il fottuto gioco dei tasti non mi esce mai, non lo so. Bisogna aspettare esattamente. Quando lampeggia farlo subito però. Ok. Dai, calmo, calmo Oscar. Dai, su. Vai Oscar. Sto andando giù di tastiera, sentite. Roba pesantissima. Attenzione. Ma amico, vai. Sì, ma io mi girerei. Ecco, è già sbagliato, mi si è infilzato. Su destra, ok. Sinistra, sì, ma fammi... Stai calmo. Questa vola giù. Abbiamo evitata. Boom. Torniamo là. No. Not so good. No, che sfiga. Is the water ready? Yep. Lysine is now officially a part of this nutritionally balanced dino breakfast. Excellent. Now I just need to get this water into the main supply and we'll be done. Sì, ma dottoressa, cioè l'acqua è poca, va bene che la metti nel radiatore principale, ma finirà, cioè... Non è che si può mescolare la vita. Vedi, questo gioco alterna a cose calme, a cose... molto d'azione. Bello, 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 bello. Attenzione, attenzione. Velociraptor. Amico. Meno male che si accorgeva questo, Meno male che era una vedetta quel dinosaurio. Vedetta quanto io praticamente. Ecco qua, ho sbagliato. Giusto. Comunque è molto difficile, amici. Ecco, ho sbagliato ancora. Cioè, i tasti sono veramente difficili. E poi hai proprio dei millesimi di secondo. Ok, questi giusti. Corri. Ecco, questo è sbagliato anche questo. Questo l'ho mancato, che non l'ho visto. Mannaggia. Questo gioco. Vieni qua. Ma dai, mo salteranno, sicuro. Cioè zero. Tana. You are lucky to be alive, mamma mia. Jerry. È andata bene. I've never seen anyone outrun a velociraptor before. Where did they come from? E soprattutto adesso siamo lì in trappola. Trappola, in trappolica, in trappola. Yes, it's Yoda.
Attenzione. Attenzione. Attenzione amici. Jurassic Park The Game. Secondo me abbiamo finito, e infatti abbiamo finito il secondo episodio, siamo all'episodio 3, la profondità. Vediamo un attimo cosa ci attende. Inizia esattamente dove è finito il secondo episodio. Bam, esplosione. Chissà cosa è successo ai nostri due amici soldati e all'altra tizia, che da quando è sull'isola ha fatto un disastro. Oh my god, those poor people. Dottoressa, un brutto impatto. I don't feel so lucky. Sono i raptor. Eh sì, stanno cercando di tirare giù la torre. Già svincolata. Ma cosa è solida? A te sei una menagramo terribile. Andrà tutto bene. Come possiamo? Dottoressa, forza. Emergency ladder's right there. The way the tower is tilting, it will put us down outside the path. Well, that's a start, but the fence isn't much of an obstacle for the raptors. Where do we go once we're out? I think we can make it to the utility tunnels, right over there. We can lock the raptors out if we can beat them inside. I hope you're right. Let's get that ladder lowered. Ok, abbiamo sbloccato un'altra diario, pagina di diario, ma soprattutto dobbiamo sbloccare questa fottuta scaletta. Allora, vediamo un attimo, si può parlare? Holding up, honey. I want to go home. I know, sweetheart. Me too. We'll be fine. I promise. Ok, poi soprattutto si può anche andare a vedere qua. Addirittura sopra. Possiamo anche eventualmente fare qualcos'altro. Che qua. Cavi. Don't want to get shocked. Allora il tempo stringe. Benissimo, abbiamo visto che qua abbiamo un cavo, però anche qua non possiamo. Ecco, e io schiaccio sempre esca, amici, per sbaglio. Comunque va bene, ormai vi siete abituati. Tanto così vediamo il terzo, già che siamo qua. Andiamo su riprendi e continuiamo. Allora, ok, allora torniamo qua. Sicuramente a questo punto. A questo punto qua non è che abbiamo da fare tanto. Secondo me far scendere la scaletta. Did you try the latch? The latch, right, of course. Insomma, il fermo. Amico, il fermo. Eccolo qua. That should free it up. Perfetto, allora adesso abbiamo la scaletta che scenderà di sicuro, penso. It still won't move. It's brand new, so it might still be a little stiff. Maybe if you put more weight on it. What? You mean stand on it? Yes, ride it down. Okay, but we should probably be ready to move as soon as it comes down so we can stick together. Okay, quindi facciamo così. I want you to be ready to climb down the ladder. Se non serviamo i cavi sopra. Okay, Dad. Dr. Sorkin. I'll be right down. Ma quella, la dottoressa lì mi sta sulle palle. Oh, no, I see the problem. The whole ladder is just slightly bent. It can't slide freely. We might be able to force it. Must have been the crash. Looks that way. I think we're gonna need a crowbar or something to get it open. Oh, well then we're gonna have to get creative because there are no tools up here. Ok, molto bene, molto bene. Quindi. Allora, diamo un'occhiata in giro perché qua. Allora, qua non riusciamo. Torniamo sopra a questo punto. Vediamo se si è sbloccato qualcosa sopra. Beh, qua c'è un... antenna could be just the thing we need to pry. Infatti c'è un'antenna. If I try to grab it now, I could get electrocuted. Sì.
attenzione. Ehi, schiaccio sempre esca, amici, insomma, vabbè. Ok. Ok, amici. Brutto vizio schiacciare esc. Allora, questo non la tira su, o forse sì. Yep, it's live. No way to pick it up like that. Ma vediamo se disattivare la corrente? Dai, disattiva, ce l'hai lì. That antenna is the only thing up here I've seen that we can use to pry the ladder open. Is there any way to turn the power to those lights off so I can grab it? Not from up here. The aircraft alert beacons aren't ever supposed to be disabled. The best I can do is make them flash on and off. How? I can switch them from nighttime to daytime operation. They shine continuously at night, but during the day they flash to provide more contrast. Ottimo, ottimo. Allora, signora, la faccia lampeggiare. Okay, I've switched the beacon lights to daytime mode. Hopefully that wire won't be live while the lights flash off. Perfetto, perfetto. In teoria... Ok. Got it. È andata bene. Vai. Vai di scastramento. Dr. Sorkin? Yes? Can you give me a hand with this? You pry while I put my weight on the ladder. Certainly. Vada, vada. Okay, Dr. Sorkin, I'm ready. Jess, honey, you get ready to move as soon as the ladder goes down. I'm ready, Dad. Just hurry! Sì, sì, mi sbrigo, ma tu... Rapida, rapida. Ready? One, two, three! Andiamo a potenza. Signorina. Try again. On three. Ready? One. Two. Two. Three. No, just wait. No. Ok. Una è fatta. Dai, dottoressa, scenda, si sbrighi. Sì, è tre ore per scendere. Guarda, guarda. Dai! Ecco, non l'ho presa. Ok, spero che si sia fatta pure male, no? Ci è andata male. È agile qui, eh. Dai! Corri! Non c'è, non corri. Questa qua fa una brutta fine. Potrebbe fare una brutta fine. Guarda qua, facile, facile, facile. Salta Billy! Ah, questi qua sono i nostri amici. Che sono vivi ancora. In mezzo una tequila, vabbè. E la tizia sarà scappata. The girl I woke up next to is prettier anyway. Non è più carina. Qual è il piano? We lost our ride, and the only person we managed to rescue so far doesn't even work for InGen. Now what? See if you can find anything useful in the wreck. And make sure the girl's okay while I scout the perimeter. God damn it, I left my AK inside the chopper. It's probably toast. Glad I didn't leave a round chambered. Could have killed someone. That makes two of us, amigo. Still, the cook-off was a hell of a show. Distrutto totalmente l'elicottero. Allora, qui abbiamo la possibilità di... Ok, di guardare vari aspetti. Qua schiaccio sempre esc perché voglio uscire da quel fottuto menu. E lui giustamente... Giustamente non ci fa uscire subito. Allora, vediamo qua cosa c'è. Questa batteria. Eh sì. Better keep checking her out. If she's gonna blow, we don't wanna be anywhere nearby. Bene, bene, guardiamo in giro, quindi qua cosa abbiamo qua? Fatemi vedere. Sì, non c'è carburante, benissimo. Beh, ma questo elicottero praticamente si può salvare una ceppa. One more look, just to be sure.
Così per scrupolo, diamogli un'occhiata, vuoi dargli un'occhiata? E diamogli un'occhiata. Damn it. All our weapons were in there. I was just getting used to that AK too. That chopper's done all the exploding she's ever gonna do. Should be safe to make camp here. Benissimo, allora, diciamo che qua non c'è più niente da vedere. E possiamo traslare verso la ragazza qui. I should see if the girl's okay. Vediamo, uno zaino con dentro il dopo barba. Noi lo sappiamo, ma lo saprà anche lui tra un po'. Eccolo qua. Barbasol. I have a can just like this back in San Jose. Oh man. I hope it's not for her face. Could just be full, I guess. No, no, amico, non è perché è piena. It's only sloshing at the top. Sounds half empty, feels full. Why is that? Perché c'è dentro roba buona. To store a second set of keys in a fake pop can. I wonder. Sì. Ti chiedi bene. Guarda qua. The lady has a secret stash. But what the hell is it? Oh oh, T-Rex. Se ne sta andando. Bene. Oscar, I only have one pair of pants. Vabbè. Vabbè. Chopper's not gonna blow, but just about everything in it, including our weapons, is flame broiled. No game trails, no nests. This is base camp for now. Beh, ma non siete, mi pare, caduti molto lontano da dove erano gli altri. Hey, get this. I found this can of shaving cream in her pack. Didn't think you needed any. Yeah, whatever you say, Fuzzy. Except it's not really shaving cream. Look. So, now what's the plan? Allora, a proposito della ragazza. Looks like some real CIA stuff. What do you think she's up to? Vediamo se sa qualcosa. Ask her when I ain't around. If she won't tell you, I'll make her talk. Ma è cattivissimo questo qua, amici. Quindi, qual è il piano? Dai. Try to salvage this gig? Yeah. I'm gonna go look for our friends. Shouldn't I come with? We lost the guns. Means I gotta be in stealth mode. You saying I can't sneak? In stealth mode. I'm saying neither one of us can sneak and watch her at the same time. Besides, she won't talk with me around. But maybe pretty boy Billy can get her to open up. Billy, forget, guardate che faccia, grandissimo. Grandissimo. E amici, direi che per questo episodio è tutto. Vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale, di mettere un piace, ovviamente di commentare. Da Amorgi è tutto, ciao e al prossimo fottuto video. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, sono Amon Rouge, che ti ricorda di iscriverti al canale se già non lo sei, cliccando sul quadrato di fianco alla freccia rossa. Ma dove stai guardando? Sì, proprio lì, di fianco alla freccia rossa, nel quadrato di YouTube, bravissimo, esattamente lì. Perfetto, ricordati di mettere anche un bel mi piace se ti è piaciuto il video e ovviamente di commentarlo, mi raccomando. Puoi anche condividere questo video tramite Facebook oppure tramite Twitter. Ciao e al prossimo video, ciao!